Sindaco di Mastafra Martino Tamburrano. Fa piacere e credo che se ne siano accorti anche tutti i nostri telespettatori prima della pausa pubblicitaria dell'appuntamento con le ultimissime, ascoltare parlare due sindaci che nonostante siano di estrazione politica completamente differente, amministratori di comuni confinanti riescano a dialogare e a parlare di collaborazione per il bene del territorio. È un imperativo categorico. I sindaci sono tutti uguali. E se non discutono e non riflettono insieme sul futuro del territorio, non fanno il loro dovere. Per cui abbiamo proprio, al di là delle simpatie e antipatie, abbiamo proprio la necessità di condividere i medesimi obiettivi. A tal proposito, volevo dire che ha ragione anche questa volta Martino quando dice che la questione di Taranto è una questione importante per tutta la provincia. E il disastro economico di Taranto è un disastro che paga purtroppo non solo la città, che è già tanto, ma che paga anche la provincia. E che lo sviluppo della città, lo sviluppo portuale della città non può e non deve interessare soltanto questa città, ma tutti i comuni della provincia, soprattutto i comuni rivieraschi. Io, ad esempio, sto pensando a infrastrutturare, attraverso i finanziamenti di Area Vasta, una zona industriale e artigianale fra Palagiano Nord e Palagiano Sud, cioè a due passi dalla 106. Può essere appetibile anche per lo sviluppo della logistica, ad esempio, che serve, no? Alla portualità, alla retroportualità. Noi riteniamo che buona parte del nostro territorio possa essere interessato da questo tipo di sviluppo. Palagiano, Massafra, siamo a 5 minuti praticamente dal porto di Taranto. E poi si faceva anche un discorso che apparentemente può apparire un discorso prettamente politico, se vogliamo anche di parte. Però veniva evidenziato un argomento importante. Lo sviluppo del territorio passa anche attraverso il cambio delle classi dirigenti. E se questo lo capiamo a destra e a sinistra, io penso che facciamo un buon servizio ai cittadini. La politica deve essere intesa nuovamente, semmai lo è stata, come una missione. Ai tempi della Grecia antica funzionava così, che un po' tutti si provavano nell'amministrazione della cosa pubblica. Noi purtroppo viviamo in un momento storico, abbastanza lungo per la verità, in cui si entra nelle istituzioni ed è difficile uscirne. E questo non giova al nostro territorio, non perché i politici mestieranti della politica non sono bravi, per l'amor di Dio, l'esperienza arricchisce sempre, ma se non c'è quel ricambio generazionale, anche anagrafico, non solo anagrafico, perché è una questione di idee, no? Io sono convinto che non abbiamo più quello spirito, quella propulsione, quella voglia di fare, di crescere, perché siamo tutti uomini, siamo tutti limitati. Se noi capissimo all'interno dei nostri partiti questo messaggio, io penso che il ricambio generazionale delle classi dirigenti non sarebbe vissuto come un qualcosa di assurdo e faremmo tutti insieme l'interesse del nostro territorio. La politica permea tutta la nostra vita e lo sviluppo del nostro territorio passa unicamente attraverso le scelte politiche. Le scelte politiche devono farle uomini diversi perché ognuno di noi può portare nel proprio campo qualcosa di davvero importante. Sotto questo aspetto io condivido il pensiero che non penso sia stato polemico che ha voluto fare Martino Tamburrano. Abbiamo pochi minuti ancora a disposizione e dobbiamo parlare di programmazione estiva delle vostre amministrazioni comunali. Io chiedo ad entrambi, quindi abbiamo parlato di bellezze, anche se così per sommi capi, naturalistiche, paesaggistiche e per sua ammissione roccoressa, poche bellezze architettoniche per quanto riguarda Palagiano, ma ai turisti che vengono a Palagiano e a Massafra in estate, dopo la cena in ristorante o in pizzeria, che cosa vi fate fare? Ma molte bellezze ambientaliste però, L'abbiamo naturaliste, detto, l'abbiamo sì. detto. Poche Però ora mi architettoniche. permetterà di sbirciare questo foglio perché altrimenti Certo, non un riuscirei. sindaco non deve sapere No, tutto esattamente. noi abbiamo iniziato già a maggio con Ciccio Riccio in Viale Stazione, migliaia di presenze, una bellissima manifestazione. Ora il 10 luglio avremo giochi d'acqua, Water Games in piazza, il 12 luglio basket in carrozzina organizzata
da un mio consigliere comunale che è campione italiano di basket in carrozzina, lo scudetto vinto solo alcuni giorni fa. Questa straordinaria vittoria, Domenico La Tagliata è appunto questo consigliere che sta organizzando questo torneo di basket in carrozzina. Il 13 luglio avremo un moto raduno e poi il 20 luglio l'associazione Lilliput organizza il carnevale estivo. Il 23 luglio una rappresentazione teatrale molto bella, Pinocchio, il sogno di un burattino, che è organizzato dalla cooperativa Demetra, dai ragazzi, ospiti della comunità educativa Ex Enauli di Castellaneta Marina. Davvero uno spettacolo meraviglioso. Il 1 agosto la rappresentazione teatrale è l'occasione di Nanà, il 4 e 5 agosto un torneo di pallavolo, il 9 agosto abbiamo una giornata dedicata alla sicurezza stradale, anche questa organizzata da Domenico La Tagliata, che è un disabile a seguito di un incidente con una moto appunto. Il 13 agosto Note di Gusto, un percorso straordinario gastronomico organizzato da Slow Food. Poi abbiamo ancora delle opere teatrali dal 13 al 17 agosto. Il 17 agosto abbiamo una sfilata di carri d'epoca e di costumi e poi dal 17 al 22 musica jazz per le strade del paese nel centro storico. Una volta alla settimana sarà organizzato il fornello in villa, nella villa comunale sarà allestito in accordo con le associazioni dei commercianti quest'altro evento. Il 22 agosto, come si diceva prima, parla già nel paese della pizzica, concerto di pizzica e tarantelle. Poi avremo fra il 22 e il 25 agosto uno spettacolo con Zelig, il 25 settembre un concerto sinfonico, questo organizzato dalla provincia in una delle nostre chiese. Poi abbiamo il 23, 24 e 25 la festa patronale di San Rocco, la famosa scampusciata, questi bambini vestiti da santo che sono a cavallo di una ventina di belle bestie. Poi abbiamo fatto però un accordo molto importante con gli esercenti pubblici. Alcuni bar del nostro paese entrano nel calendario estivo di questa stagione, Tindaré appunto 2008, ed organizzano il bar Minguccio ogni giovedì degli eventi musicali, il bar Belmonte in Viale Stazione il martedì e il venerdì, il pub Donegal il mercoledì e il bar Gevù in piazza il mercoledì. Ci saranno sempre eventi per allietare le serate dei paragionesi e dei turisti che in questo periodo affollano il nostro paese. Sarà anche un'estate culturale, ci sarà la festa dell'anziano, tutte le associazioni culturali di volontariato del nostro paese hanno organizzato una serie di serate culturali, rappresentazioni teatrali, ma anche mostre di fotografia, di pittura, delle personali di pittura. Non speravo tanto, ha passato in rassegna l'intero programma. Con pochi soldi, perché noi per questa stagione, grazie all'accordo che abbiamo fatto con i pubblici esercizi, che ci metteranno del proprio nell'organizzazione di molti eventi, noi spenderemo 16.000-20.000 euro, non di più. Ce n'è per tutti.